Ciao, buongiorno. Oggi è martedì 17 dicembre. Siamo venuti qui sui Monti Lucretili a fare un giretto, vista la bella giornata. C'è qui anche Melody. A distanza di un paio di settimane dall'ultima volta, oggi la temperatura è molto più alta. C'è un po' di foschia, però non si vede molto panorama. Allora, ci vediamo più tardi durante la. Ciao, stiamo entrando nella Valle Cavalera che ci porterà alla chiesetta del Pratone sotto a Monte Gennaro. La valle qui è caratteristica ed è sembra come il letto di un ruscello con tutti questi ciottoli per terra, queste pietre, però in realtà non credo che qui possa scorrere alcun ruscello, neanche in primavera. Ci troviamo in un pianoro, chiamiamolo così, nel bosco. Sembra più che altro un incrocio di valloni. E qui c'è un bivio, per cui proseguendo, diciamo, verso sinistra, quella direzione lì, andiamo verso il Pratone. Di qua invece, a destra, si va a Campitello. Campitello è quell'altro pianoro che sta sull'altopiano dei Lucretili, veramente sconfinato, incredibile, non si direbbe, ma siamo vicino Roma, pochi chilometri. Ecco, quella è la chiesetta, ancora tutta una. Ecco, di fronte a noi, lì c'è la cima del Monte Gennaro, quindi ancora una quarantina di minuti per raggiungere la vetta. Troviamo l'ingresso dell'ultimo tratto di bosco prima di uscire sulla radura sommitale del Monte Gennaro. C'era un cartellino segnaletico che diceva un'ora per Monte Gennaro, forse mi spiegheremo qualcosa. Monte Pellecchia. Qui siamo sulla radura sommitale del Monte Gennaro. Ecco, vedete questa pietraia, ancora qualche metro e davanti a noi la croce di vetta. Eccoci ancora gli ultimi metri prima della cima del Monte Gennaro, con il suo monolite di cemento. Eccolo lì, siamo in vista della croce di vetta. Mero di guida la cordata. Ecco Ciao, siamo sulla vetta del Monte Gennaro, tra qualche minuto si riparte per la stessa strada, speriamo di non perderci perché i segnali sono un po' scarsi, diciamo così. Ci
Ci vediamo dopo, ciao. Ancora qualche metro e saremo nel, di nuovo nel pratone, quindi lo attraverseremo fino alla chiesetta del pratone, lì svolteremo sulla destra, imboccheremo l'entrata della valle, la valle Cavalera, che ci porterà fino alla località Manepasso e quindi al Prato Favale, dove abbiamo lasciato l'auto. La giornata è tardo autunnale, veramente bella, un bel sole, un po' caldo, e purtroppo un po' di foschia ci ha limitato il panorama. Eccoci entrati nel pratone. Vede il velino ancora innevato. Siamo usciti dal bosco ormai da un po', dalla Valle Cavalera, e ci stiamo dirigendo verso il Prato Favale, dove c'è l'auto. Quello davanti a noi invece, quella gobba, è il Monte Morra, dietro al quale c'è il paese di San Polo. Melody in contemplazione, guarda il tramonto. In prossimità del Prato Favale, con questa bellissima luce quasi del tramonto, sono le ore 15 circa, è rimasta ancora un'ora di luce, un'ora e mezza.